Grazie a tutti per la presenza, grazie ai relatori, grazie ai presenti nazionali e ai tanti internazionali che arrivano da lontano. Un ringraziamento anche alla Casa di Cura Salvator Mundi, alla direzione e alla presidenza che oggi ci ospita. E la giornata, vedrete dal programma, è articolata in due sezioni, in due tronconi principali divisi da due parti pratiche. Cercheremo di contenere i tempi e quindi moderare i ritardi il più possibile. Vi prego di fare le domande prima o durante i casi pratici, così organizziamo meglio la gestione dei tempi e la gestione dei ritardi che sono inevitabili. Grazie ovviamente anche ai nostri moderatori. I due moderatori della mattinata sono il dottor Oliva e il dottor Zini. Due parole di presentazione su quella che è l'azienda e per quanto non sappiate già dalle persone e dal materiale cartaceo che avete in mano. I cenni fondamentali su quelli che sono gli step fondamentali della nostra storia, chi eravamo, chi siamo e dove andiamo e chi speriamo di essere in futuro. Sicuramente il merito principale è stato quello di un'intuizione da parte di un chirurgo che era il mio papà, che è stato fortunato. Che è stato fortunato ad incontrare delle persone serie e brave di cui io ancora oggi mi capacito. E i passaggi fondamentali sono quelli che vedete elencati in questa graduatoria. Cosa facciamo adesso? Dove lo facciamo? Nella nostra meravigliosa città, la città della Bora, la città della Barcolana, la città così tanto lontana che ieri ci ha visti arrivare a Roma con quasi 6 ore di ritardo. Quello che facciamo sono evidentemente delle apparecchiature portatili basate sulla tecnologia dei semiconduttori laser. Una parte preponderante avrà l'apparecchiatura che per noi è quella più storicamente conosciuta, quella alla quale siamo più affezionati, se vogliamo, quella dalla quale siamo partiti e che conosciamo meglio. Perché i semiconduttori? Per una motivazione tecnica, ma anche per una serie di contingenti motivazioni di natura pratica, soprattutto, come vedete. Questi semiconduttori sono sicuramente la tecnologia a nostro giudizio del futuro, poiché ogni anno che passa vediamo l'introduzione di nuove lunghezze d'onda esprimibili tramite dei semiconduttori. Vantiamo un database di 875 pubblicazioni e più di 1000 apparecchiature diffuse in tutto il mondo, in diversi paesi. Vedremo anche delle lunghezze d'onda più nuove, che i relatori spiegheranno ovviamente meglio di me. I vantaggi strutturali sono quelli di poter applicare una serie importantissima di terminali e manipoli che li rendono estremamente multidisciplinari. Dove andremo verso il futuro? Il futuro rappresenta per noi una possibilità di integrare più lunghezze d'onda attraverso dei diodi combinati in un array, quindi in una soluzione integrata in parallelo che ci dà la possibilità di sparare più luci contemporaneamente di più colori differenti. Sicuramente il fatto di combinare delle lunghezze d'onda nuove, futuribili, ci darà dei vantaggi, speriamo, indiscutibili nel breve termine. Non posso che ringraziarvi con una immagine che contraddistingue il nostro
passato recente, che è il Faro della Vittoria, illuminato con due raggi 532 dalla diga foranea di Trieste. Un ulteriore ringraziamento particolare a mia mamma, che dopo tanti anni di assenza oggi è qui con noi e compare a questo congresso. Grazie mille, e passo la parola ai due moderatori.